collaborazione con Alfa Sportwagon. Il contenimento è stato messo di recente dell'autobloccante che aumenta un po' la tenuta delle vetture in uscita di curva, però mettere due gomme sullo sporco costringe ad alleggerire il piede e può provocare poi un sorpasso alla staccata dei Cimini proprio perché la velocità è minore. Appassionati del superturismo, questo è il tracciato di Vallelunga e noi stiamo per assistere alla prima delle due gare in programma in questo nono round, prima delle due gare previste, con l'assegnazione del titolo che diventa determinante, poi se lo sarà indubbiamente a Lubiana, ma ora attendiamo i risultati di questo. Pronti via, attenzione, i piloti sono pronti almeno nelle prime file, si attende la bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, tutto è pronto, bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, attenzione, 5 secondi al semaforo rosso e via, scatta bene Giovanardi, meno veloce Peter Cox, scatta bene anche Larini, Giovanardi, si difende Peter Cox, ma Giovanardi va al comando, Larini in seconda posizione, subentra anche Tarquini, aspetti dall'interno, va ad attaccare Larini, ma Giovanardi al comando, Larini in seconda posizione, poi dovrebbe essere Peter Cox in terza posizione con la sua Honda, infatti è così e siamo i Cimini staccando, fulminando i Cimini con Giovanardi al comando, in seconda posizione Nicola Larini, al terzo posto quindi il 24 e Nicola e Gabriele Tarquini. Tarquini è riuscito a precedere il suo compagno di squadra, siamo nella salita che porta alla trincea in questo momento, attenzione, 190-200 km/h, si alleggerisce, si scende verso la zona del semaforo e c'è l'esultanza anche del pubblico per la prima posizione guadagnata da Pietro Giovanardi. Giovanardi che in questo momento esce dal semaforo, si va al Tornantino, attenzione, arriva al Tornantino, dietro in terza posizione abbiamo detto di Gabriele Tarquini, Tarquini che segue per il momento la coda della 156 di Larini, dietro si sta facendo luce anche Johnny Alberto Cecotto che abbiamo visto con la BMW di colore arancione e siamo ormai nella S, attenzione, si esce dalla S, si va in questo momento, tanto vediamo questo camera car dalla Honda Accord di Peter Cox, siamo in questo momento nella curva Roma, l'ultima curva prima del traguardo, attenzione, si va per concludere, si sta per concludere il primo dei 16 giri previsti con Giovanardi al comando, in seconda posizione Larini, al terzo posto Gabriele Tarquini, al quarto Naspetti, al quinto Cox, al sesto è Colciago, ora inquadrato, al settimo posto dovrebbe essere Morbidelli. Gordon. È partito malissimo Cox, è stato risucchiato dal gruppo, adesso si trova molto in difficoltà perché con Giovanardi primo, Larini secondo che gli copre le spalle, Tarquini terzo, un aspetto difficilissimo da passare perché riesce a staccare tardissimo con la BMW, Cox in grossa difficoltà, non ha avuto patinamento delle ruote, forse ha avuto qualche problema nel modulare la frizione, comunque una partenza entusiasmante, sono arrivati tutti appaiati al curvone, adesso si mette male per Cox anche perché Giovanardi sembra avere la situazione abbastanza in pugno. Pubblico in visibilio per questo pronti via della gara 1 con Giovanardi al comando e Larini dietro ad assicurargli la prima posizione, a coprirgli quantomeno le spalle, vedete che Gabriele Tarquini non riesce in questo momento ad essere deciso, quanto invece Naspetti, Naspetti che è in quarta posizione, la vedete la BMW 320 che occupa il quarto posto e fa un po' da sandwich tra le due Honda Accord, quella di Tarquini che occupa la terza posizione e quella di Peter Cox ora relegato al quinto posto, là dietro vediamo anche Roberto Colciago che tenta di recuperare il gruppetto di testa e siamo alla chiusura del secondo giro, attenzione con Giovanardi al comando in seconda posizione, Nicola Larini al terzo posto e Gabriele Tarquini, Tarquini che cerca di farsi risucchiare dalla scia di Larini, vediamo se arrivando alla staccata dopo il curvone che vediamo in questo momento, la staccata della Cimini 1, riuscirà Tarquini a tentare un attacco a Nicola Larini, niente da fare, quest'ultimo riesce a mantenere il piede sul pedale dell'acceleratore fino all'ultimo istante utile mantenendo la seconda posizione, Gordo. Sì, Larini mi sembra abbia scelto un assetto di vettura migliore nel veloce mentre Tarquini migliore nel misto, invece lo vediamo dopo il curvone, Larini guadagna tantissimo rispetto a Gabriele che poi si rifà sotto subito alla staccata dei Cimini, comunque questi cinque sono tutti in gruppo, dobbiamo aspettarci scintille da loro. Attenzione Marco Cini dalla corsia box. È rientrato in questo momento l'Audi del debuttante Fabrizio De Simone, per lui problemi tecnici, la macchina è già stata alzata, i meccanici stanno cercando di lavorare ma difficilmente riuscirà a entrare in pista in poco tempo. E avrete sentito l'urlo della folla per il grandissimo sorpasso che Naspetti ha fatto ai danni di Gabriele Tarquini, quindi Emanuele Naspetti che dopo il warm up di questa mattina ci aveva garantito di avere tra
le mani, una BMW davvero eccezionale, efficace. Eccolo qui inquadrato in questo momento alla Roma, tra poco transiterà sul traguardo ed è in terza posizione alle spalle di Larini secondo e Giovanardi che è al comando della gara. Grande sorpasso per Larini ai danni di Tarquini. Gordon, bellissimo sorpasso. Tarquini mi ha sembrato rallentare parecchio, non vorrei che volesse far andare avanti Cox proprio per lasciargli la strada libera. E infatti attenzione, vedete inquadrato in questo momento Gabriele Tarquini, vedremo se arriverà il gioco di squadra alla staccata di Cimini. Intanto ora le immagini sono passate sulla BMW 320, eccolo intanto Peter Cox proprio nei tubi di scarico di Gabriele Tarquini. I due sono uno nella scia dell'altra. Gabriele Tarquini questa mattina dopo il warm up aveva detto sarò poco efficace in fase di ripresa, ma sarò forse più efficace dato anche il peso dei 60 kg in fase di frenata. Siamo alla staccata del semaforo, un filo di fumo blu esce dalle gomme di Gabriele Tarquini. Gordo, sono arrivati lunghi tutti e due, Tarquini ha staccato tardissimo, abbiamo visto ha bloccato leggermente la ruota a scarica, la posteriore destra, è arrivato lungo Tarquini. Cox probabilmente si è fatto riferimento sulla staccata di Tarquini ed è arrivato un pelo lungo anche lui. Mentre attenzione perché Naspetti non si accontenta del terzo posto, già al tornantino ha tentato lo stesso attacco a Nicola Larini, identico a quello che aveva portato a segno nel giro precedente ai danni di Gabriele Tarquini. Quindi bisognerà attendere in questo momento il comportamento di Emanuele Naspetti che ha detto voglio vincere entro la fine della stagione, e naturalmente per lui questo tracciato che gli ricorda tante belle prestazioni nel campionato italiano Super Turismo, ora lo vede indubbiamente con la carica giusta per poter andare all'attacco. Vedremo se sarà così. Ai Cimini non c'è niente da fare, è Larini che riesce a chiudere per un soffio la porta a Emanuele Naspetti, che però sembra essere in grado di poter andare all'attacco con decisione. Sì, qui non ci sono grosse possibilità di sorpasso in questo momento, i punti dove si può sorpassare sono il tornantino, l'abbiamo visto, Naspetti ha proprio passato Tarquini, la curva Roma molto difficilmente, e dopo di questo ovviamente la staccata dei Cimini è il punto principe, perché si passa da un'altissima velocità in pochi metri a una velocità di circa 130-120 km. Attenzione perché nel duo di testa si è verificato anche l'avvicinamento di Gabriele Tarquini, lo vedete in questo momento escono dal tornantino, punto che sembra leggermente critico per Nicola Larini che fatica a mantenere la sua seconda posizione in quel tratto di pista. Forse Larini tenta di rallentare un po' gli avversari per cercare di mettere più spazio possibile tra Giovanardi e attenzione Naspetti che va all'attacco, ma subito Larini, grande esperienza del pilota di Camaiore, ha chiuso la porta con il lucchetto non facendo passare il pilota di Ancona. Attenzione, eccoli insieme, sono tutti vicini, ora si potrebbe staccare il tentativo di sorpasso. Emanuele Naspetti che dietro ha, lo ricordo, Gabriele Tarquini pronto ad intervenire a sua volta. Siamo in prossimità della staccata dei Cimini, ancora Nicola Larini che va a chiudere prima lascia uno spazio, poi chiude immediatamente mantenendo la seconda posizione. Gordo, sì, lo vediamo alla staccata dei Cimini, Larini sembra guadagnare un pochino, qui intanto vediamo De Lorenzi alle prese con Pigoli, una toccatina di De Lorenzi nel posteriore, lo spinge via, adesso vediamo, lo ha fatto intraversare, non si sa se è avvenuto il sorpasso. Comunque dicevo, Larini guadagna parecchio la staccata dei Cimini poi... E qui vediamo, attenzione, l'attacco di Gabriele Tarquini, deciso al semaforo e ha fatto girare Emanuele Naspetti che ora è fermo nella sabbia del semaforo, a metà del semaforo, incredibile attacco deciso, energico, forse sopra le righe di Gabriele Tarquini ai danni di Emanuele Naspetti, colpevole forse di aver lasciato leggermente aperta una porta, ma Gabriele Tarquini ci si è infilato con una decisione incredibile. Marco Alcini ci chiama dai box. Per segnalarti semplicemente il rientro in pista di Fabrizio De Simone, per lui solo un semplice controllo alle gomme dopo un fuori pista. Gordon, a te il giudizio di questa manovra. Sì, abbiamo visto Naspetti è arrivato leggermente lungo, Tarquini ha provato subito ad infilarsi, io lo dico sempre, tutti i piloti vogliono arrivare davanti, sono dei contatti che ci possono stare, davvero peccato per Naspetti che adesso lo vediamo scavalcare il muretto, sono arrivati un po' lunghi tutti e due, Naspetti sta scavalcando il muretto, la macchina è insabbiata, non riesce più ad uscire, peccato per Naspetti perché stava facendo una bellissima gara e nel finale di gara sarebbe stato un osso duro sia per Larini che per Giovanardi. Naspetti rientra sconsolato, ma vi garantisco è stato coperto di applausi dal grande pubblico della tribuna di Vallelunga. E siamo con le immagini di nuovo su Tarquini, attenzione, capiremo tra poco se il direttore di gara Romano Fazio deciderà di prendere provvedimenti sulla manovra operata. Intanto vediamo proprio Emanuele Naspetti che rientra in un parco adibito all'ufficio sanitario. Siamo in questo momento di nuovo in gara con, attenzione, Giovanardi al comando in seconda posizione, Larini
Tarquini è proprio collegato alle spalle di Larini, mentre vediamo sta arrivando anche Johnny Alberto Cecotto all'attacco di Figoli. Andiamo invece da Marco Alcini in corsia box. Nel box della BMW in compagnia di Umberto Grano, responsabile delle attività sportive della BMW Italia, a Grano chiediamo, ha visto e rivisto il replay? Se l'ho visto e rivisto adesso gli daranno stop and go, almeno lo penso e lo spero. Comunque, se devono venire degli ospiti per buttare fuori dei piloti che stanno facendo una gran gara, è meglio che restino a casa, perché è scandaloso che Tarquini, che doveva marcare l'Alfa Romeo, infatti l'Honda e l'Alfa Romeo sono in lotta per il titolo, va a buttare fuori Naspetti che sta facendo una grande gara e che non ha niente a che fare col titolo. È incredibile. Direi lo sfogo è più che giustificato da quanto abbiamo visto delle immagini da parte di Umberto Grando. Tu che ne dici, Gordo? L'entrata di Tarquini indubbiamente è stata cattiva, anche perché sì, è vero che Naspetti era arrivato un po' lungo, però aveva impostato la curva. Comunque intanto Tarquini ha passato Larini al semaforo, ha staccato molto cattivo Tarquini, l'ha passato quasi in accelerazione in uscita, come se Larini avesse avuto un problema proprio di pattinamento della vettura. Attenzione, abbiamo le immagini su Gianni Morbidelli, ma dalla nostra postazione abbiamo visto appunto la situazione che cambiava in seconda posizione con Gabriele Tarquini, ora alla caccia di Fabrizio Giovanardi e Larini che è stato relegato in terza posizione. Eccolo intanto, vedete il contatto ancora diretto tra Larini, che questa volta ha allargato molto, e quindi Tarquini ci si è infilato bene questa volta. Larini si è arrivato un po' lungo, Tarquini l'ha passato praticamente in accelerazione, nessun problema per il contatto. È chiaro che Larini a un certo punto ha provato a chiudere la traiettoria una volta che aveva visto di essere arrivato lungo, Tarquini era già dentro, questo assolutamente è un contatto normalissimo. Attenzione amici, siamo nel corso del nono giro, si è appena conclusa la metà della gara che è vissuta sulla distanza dei 16 giri. Eccoli uscire dalla Cimini 2, davanti Giovanardi, alle sue spalle Tarquini in rincorsa, e poi Larini, e dietro Larini Peter Cox. Marco Cini ci richiama dai box. In questo momento hanno gridato forte al microfono del box della IAS Honda Sport: vai vai. Il messaggio era per Gabriele Tarquini, che ormai alle spalle di Fabrizio Giovanardi ha chiesto il permesso di andare a cercare almeno di prendere il pilota del team Nordauto, permesso che gli è stato accordato. Quindi da questo momento tra Tarquini e Cox lite divise. Marco, ti diciamo subito che comunque questo vai vai non avrà poi seguito, perché vediamo in questo momento l'esposizione del cartello di stop and go, e il numero di gara è il numero 24, proprio quello di Gabriele Tarquini, credo proprio per la manovra di Emanuele Naspetti. Sì, direi in questo caso ci sta, non si vuole colpevolizzare nessuno, può succedere, però direi che il provvedimento in questo caso è giusto. Quindi attenzione, di nuovo un cambio nella classifica di questa gara. Giovanardi al comando in seconda posizione, intanto vediamo il replay del superamento di Tarquini ai danni di Larini. Sì, Larini, ripeto, è andato lungo, Tarquini ne ha approfittato subito in accelerazione, nessun problema poi per il contatto, lo stop and go è per il contatto con Naspetti. Indubbiamente, e intanto si è formato, vedete, un gruppetto di tre vetture, Honda di Tarquini che in questo momento deve osservare lo stop and go, poi Larini e Cox, mentre Marco Cini ci richiama dalla corsia box. Vai Marco. E sentiamo cosa ne pensa Alessandro Mariani di questo stop and go dichiarato per Gabriele Tarquini, giusto o no? Non lo so, tocca ai giudici decidere. Un incidente del genere a Brno, a Colciago, non ha fatto niente, qui l'ha dato, non tocca a me decidere. Questa è l'opinione del responsabile della squadra Jazz Honda, Mariani, mentre attenzione, l'urlo che avete sentito della folla è stato provocato dal superamento di Larini ai danni di Tarquini, un Tarquini che sa di doversi fermare in corsia box. Tarquini è stato molto corretto in questo caso, ha lasciato passare sia Larini che Cox, sa che questo secondo che ha perso in questa manovra non gli pregiudica la gara, anche perché su gare così brevi non stop and go vuol dire gara finita. Abbiamo Tarquini che rientra in questo momento, lo vedete dalle immagini, in corsia box, e la gara prosegue, Giovanardi alla comando, Cox ora in terza posizione alle spalle di Larini. Attenzione, il momento del stop and go, e il pubblico calorosamente partecipa a questa gara, perché è stato fischiato il pilota di Giulianova, ne esce in questo momento e si rituffa con la solita tenacia, con la solita grinta nella bagarre della gara. Abbiamo quindi Giovanardi, Larini, Cox, quarto posto per Colciago, quinto è Morbidelli, sesto è De Lorenzi, settima posizione ora per segnalata per Tarquini, poi Figoli e Cecotto in nona posizione. Vediamo in questo momento Cox che va al semaforo all'attacco di Nicola Larini. Sì, Cox al semaforo fa una traiettoria leggermente diversa da tutti gli altri, e stanno tutti molto presto, stretti, stanno alla corda, lui invece la ritarda tanto,
Questa manovra di solito si fa quando si inizia ad avere qualche problema sulle gomme anteriori per riuscire ad accelerare molto prima. Cox però sta tenendo bene il ritmo di Larini, è chiaro che se riesce Giovanardi mi sembra ormai difficilmente prendibile, a 4 secondi e mezzo di vantaggio, però è chiaro che meno punti di distacco riesce a prendere Cox, meglio è per lui. Attenzione, ricordiamo, la classifica vede Cox al comando con un punto di vantaggio su Giovanardi ed ora è in terza posizione, il secondo posto indubbiamente gli interessa moltissimo e farà di tutto per cercare di superare Nicola Larini e li vediamo in questo momento entrare nel curvone dopo il traguardo, andiamoli a vedere alla Cimini 1 per capire se Cox ha la possibilità di agguantare il secondo posto in quel punto. No, stessa identica traiettoria, poi chiude indubbiamente Larini, Cox gli rimane nei tubi di scarico ma non sembra avere le energie, la sua Honda Accord non sembra avere la grinta per poter entrare, mentre qui attenzione Pigoli e Cecotto, un contatto diretto con Cecotto, attenzione che rimane appaiato Pigoli, Pigoli che deve mollare quando entra la S, è grande ritorno di Johnny Alberto Cecotto, mentre attenzione ancora traiettorie diverse tra Cox e Nicola Larini. Cox che cerca di uscire all'esterno leggermente più veloce di Larini, ma Larini chiude tutte le porte, Cox allarga, poi ancora Larini che chiude, grande esperienza per il pilota di Fiamma Maiore, attenzione i due sono in questo momento sul tratto di allungo che porta la S, S affrontata in questo momento da Larini che con molta determinazione ma anche calma mentale riesce a percorrere tutti i tratti della pista occupando quei punti dove effettivamente non ci sono spazi, non ci sono marchi e sono abbastanza tranquilli anche al box della Nord Auto, avete visto Monica Sips che controllava naturalmente la situazione. Siamo nel corso, attenzione, del 12° giro concluso, è iniziato il 13° dei 16 giri previsti, Cox alla caccia di Larini. Sono molto vicini adesso, bellissima gara sta facendo Colciago anche, che approfittando della lotta tra i due piano piano si sta facendo sotto, decimo dopo decimo guadagnato ogni giro. Attenzione, siamo nel 13° passaggio, eccoli alla Cimini 1, raccordo, Cimini 1, Cimini 2, ne escono in questo momento, ampio il cordolo di contenimento per Nicola Larini, meno vistosa il passaggio sul cordolo per la Honda Accord, siamo nella salita, poi la trincea, ecco attenzione, da questo punto sembra che Cox abbia qualcosa in più di Larini e Larini va in difesa, proprio qui alla staccata del semaforo, vedete come arriva vicinissimo Peter Cox, due traiettorie completamente diverse, chiude leggermente più veloce Cox, ma Larini questa volta gli rimane davanti con decisione, ancora incrocio di traiettorie per Peter Cox per uscire più veloce, per cercare di aggredire l'Alfa 156 in questo allungo ma non ce la fa, i due entrano quindi nella S per ritornare sulla curva Roma, l'ultima prima del traguardo e chiudere il 13° giro, da Roma in questo momento sta per uscire proprio Fabrizio Giovanardi che ha portato a 4 secondi e 9 il suo vantaggio, mentre vedete giusta l'inquadratura per Roberto Colciago che si sta avvicinando a Cox e a Larini che occupa la seconda posizione, più dietro attenzione Gianni Morbidelli, un quinto posto che pesa oro, visto e considerato che dopo il warm up di questa mattina vi aveva detto guarda ho una macchina che mi è sembrata inguidabile nel corso delle prove libere, speriamo di trovare insieme ai meccanici della CBM qualcosa per risolvere questi problemi, sembra che i meccanici, il loro lavoro sia stato premiato da questo quinto posto, siamo di nuovo ai Cimini e ancora Cox all'attacco di Larini. Sì, è importante il quinto posto di Morbidelli anche perché dobbiamo dimenticarci che c'è una coppa per i team dove la Nord Auto Engineering è prima con 367 punti e la CBM Engineering seconda con 321. Valgono le migliori due macchine classificate per ogni team e quindi è importante anche questa classifica qui. A ruote fumanti alla staccata del semaforo, attenzione qui al tornantino, ancora incrocio di traiettorie per Cox che ora deve guardare anche negli specchietti retrovisori perché vedete ormai negli specchietti retrovisori della Honda Accord di Peter Cox la Audi di Roberto Colciago è diventata una vera gigantografia ed è un duello 3 per la seconda posizione, siamo in questo momento nella ultima curva prima del traguardo, attenzione si chiuderà il 14° dei 16 giri previsti in questa prima gara, esaltante nelle sue fasi e anche per i suoi contenuti, ancora Cox di controsterzo all'uscita della Roma. Sì, abbiamo visto, si è scomposto leggermente, si è visto anche dal camera car, mi sembra aver guadagnato quel mezzo secondo di distacco Larini che gli consente di impostare un'andatura a due giri dalla fine leggermente più tranquilla. Cox è andato fuori molto largo lì, ha alleggerito il piede sull'acceleratore e questo gli ha provocato questa leggera sbandata del posteriore. Intanto qui vediamo Tarquini alle prese con Gabellini, Tarquini in furiosa rimonta, deve riuscire a guadagnare più posizioni possibile per partire bene poi nella gara 2. Tarquini che in questo momento occupa la settima posizione dopo aver saltato il numero 9 Pigoli, siamo in questo momento ancora al semaforo, attenzione, vedete che la linea ha guadagnato su Peter Cox, sembra Roberto Colciago però in grado di poter andare all'attacco, lo vedremo comunque nel
giro e mezzo che ancora rimane per chiudere questa prima delle due manche, poi ci sarà una pausa dovuta regolamentare per rimettere in ordine le vetture e il via alla seconda gara dopo una mezz'oretta circa che noi riempiremo con una prova del Ferrari Challenge davvero strepitosa questa mattina e del GTVK Alfa Romeo, anch'essa una gara dagli spunti spettacolari notevoli, ve le proporremo fra poco, ma ora attendiamo il passaggio sul traguardo. Fabrizio Giovanardi, piedone, chiude il quindicesimo passaggio con un vantaggio di 4 secondi e 8 sulla coppia formata da Larini e Cox. Questo è l'ultimo giro di gara per Piedone Giovanardi, che questa mattina era stato, che ieri era stato quasi intimorito dalla prestazione di Peter Cox e indubbiamente la tensione che lui ha domato perfettamente nel frontivia con uno scatto felino in questo momento si starà un po' sciogliendo, anche se non scomparirà totalmente. La prossima gara è comunque davvero molto importante sempre ai fini del punteggio della classifica. Vediamo, siamo nel giro finale, la trincea e poi il semaforo. Arriva in questo momento Fabrizio Giovanardi al semaforo, mentre qui vediamo inquadrata la 156 di Moreno Soli. Attendiamo il tornantino proprio Fabrizio Giovanardi, eccolo arrivare, piedone, le ultime curve per la sua 156 e poi sarà la vittoria della gara 1. Questo servirà anche psicologicamente per bloccare Fabrizio, vero? Beh, sicuramente a lui la vittoria mancava da un po' di gare, addirittura dalla terza gara della Uno Ring. È caricatissimo Giovanardi, ha guidato alla grande, ha costruito la sua vittoria sulla partenza, anche aiutato da un Cox che è partito davvero male, è stato risucchiato dal gruppone, ha perso un sacco di posizioni. Intanto qui c'è l'arrivo in trionfo per Giovanardi ed è un vero trionfo, pubblico in piedi, applauso meritatissimo per Fabrizio Giovanardi e con lui anche Nicola Larini, che ha saputo gestire con esperienza e con bravura la sua seconda posizione. Al terzo posto comunque un indomabile Peter Cox, perché vedrete nella seconda gara si darà da fare per cercare di recuperare quelle posizioni perse in gara 1. Adesso a 130 km all'ora si sta tutti sulla sinistra per poi fare in pieno la seconda a 160 km all'ora circa e si mette la quarta subito dopo. La seconda curva della S in particolare è molto difficile perché il cordolo di contenimento è molto digrinato e se ci si va sopra nella maniera sbagliata scompone la vettura. Dopodiché curva Roma che mette sul rettilineo terza marcia 120 km all'ora, molto importante perché se si esce male da questa curva poi si rischia di subire un sorpasso ai cimini. Attenzione, 3222 metri sul tracciato di Vallelunga da ripetere per 16 volte. Questa è la seconda manche, la seconda delle due gare che compongono il nono round e vi ricordo in questo momento importantissimo l'ultimo round, il 7 e l'8 di ottobre sulla pista di Lubiana, di Nova Mesto per l'esattezza, anche se viene definita di Lubiana in Slovenia. Attenzione, tutto è pronto, attendiamo la bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, poi sarà la volta dei 5 secondi al semaforo rosso. Bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, 5 secondi al semaforo rosso, attenzione, semaforo rosso parte in questo momento, parte bene Larini, parte bene Giovanardi ed è una scheggia col Ciago come previsto che supera immediatamente Peter Cox, mentre si toccano Cecotto e Tarquini sbanda e rimane a bordo pista con la vettura davvero molto danneggiata. Attenzione Gabriele Tarquini che in questo momento è all'interno della sua Honda Accord mentre abbiamo il proseguo della gara. Attenzione Giovanardi alla comando, Peter Cox alla Cimini 1 all'attacco e Peter Cox riesce a guadagnare la seconda posizione superando Larini, mentre da dietro grandissima e immediata la rimonta di Emanuele Naspetti. Siamo sulla salita che porta i Cimini, attenzione Giovanardi al comando, Cox in seconda posizione, al terzo posto è Larini, alla quarto è Colciaco, poi via via gli altri protagonisti e dietro loro anche Emanuele Naspetti. Siamo attenzione con Cox che ha la visto la safety car, incredibile. C'è la safety car in mezzo alla pista raggiunta dalle vetture, è un momento di grande pericolo questo sì, qui. Sì, 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 Giovanardi non ha visto la safety car, ha rallentato immediatamente, la safety car si è vista quasi raggiunta e colpita dalla vettura di Peter Cox, è andata sulla parte erbosa all'interno della curva del semaforo, molto ovviamente una safety car che i concorrenti non avevano visto segnalata. Ecco, la vediamo in questo momento, è una situazione di grandissimo pericolo, la macchina che procedeva molto lentamente, Cox è riuscito ad evitarla, Larini, ma è veramente una situazione di grandissimo pericolo. Davvero, davvero di grandissimo pericolo. Vediamo adesso come si comporteranno, mentre noi abbiamo ancora il rallenti qui, le vetture stanno procedendo. C'è Marco Cini dai box. Nicola Larini con la sua Alfa Romeo 156 procede molto lentamente nella corsia del rettilineo. E infatti, in questo momento sta entrando anche nella corsia box Johnny Cecotto.
Attenzione perché abbiamo anche Gabriele Tarquini che sta ritornando lentamente nella zona della Non è stata data né bandiera rossa, la gara non è stata interrotta, probabilmente i piloti si sono fermati da soli una volta. Vediamo Larini, davvero molto arrabbiato proprio per questa safety car. Sì, davvero, lo vediamo in questo momento, guardate Larini che sta rientrando in questo istante e sta protestando. Hanno dato bandiera rossa in bandiera questo rossa, momento. Bandiera rossa esposta in questo momento. Non so chi mi abbia toccato dietro, ho preso una botta da dietro, mi sono girato, poi sono stato fortunato perché le macchine sono passate via, però non ho ben capito che questo sia successo. Adesso c'è il via. Attenzione, siamo pronti per assistere a questo secondo via. La bandiera verde in fondo allo schermo di partenza è già stata data, il cartello dei 5 secondi al semaforo rosso. Attenzione, si alza il rumore dei motori, semaforo rosso, via! E ancora Larini a partire meglio di Giovanardi. Colciaco che tenta di infilarsi, Giovanardi lo chiude e poi tenta di un varco tra le due Alfa con Giovanardi. No, è Larini che riesce a prendere il comando dell'operazione. Giovanardi tiene la seconda posizione sulla curvone, all'esterno c'è Roberto Colciaco. Colciaco che però si accontenta per il momento della terza posizione. Da dietro, attenzione, c'è Morbidelli che tenta di recuperare lui il terzo posto alle spalle di Giovanardi che ora è secondo. E siamo all'uscita dei Cimini, sempre al comando di Nicola Larini, secondo Giovanardi al terzo posto. In questo momento Roberto Colciaco la sua Honda, quattro ruote motrici, mentre dietro Cox ha perso anche il quarto posto che è a favore di Morbidelli. Attenzione, ancora una volta la trincea, il salto, poi l'uscita con le macchine che volano verso la staccata del semaforo, inserimento al semaforo, ancora le due Alfa, una nella scia dell'altro, ma davanti c'è Larini, secondo Giovanardi, e poi Roberto Colciaco che tenta il tornantino, dietro lui, lo ricordo, la BMW, eccola inquadrata, quella di Morbidelli che precede la Honda Accord di Peter Cox, e dietro a Peter Cox anche Cecotto. Siamo in questo momento di nuovo nel giro numero uno, nella S per l'esattezza, ne sono usciti un allungo che porta alla staccata della curva Roma, ed è ancora Larini che va a chiudere al comando il primo giro, eccole all'uscita della curva Roma e via sul traguardo, Larini, Giovanardi, poi Roberto Colciaco terzo, quarto e Morbidelli, la quinta posizione per l'inquadrato Peter Cox, siamo su sua camera car, Gordon. Sì, c'è stato un via dove Colciaco è riuscito a partire molto bene, si è trovato le due Alfa più lente davanti ed è stato bravissimo a resistere all'esterno a Giovanardi e a non subire un sorpasso da Morbidelli, ha resistito anche a Morbidelli all'esterno alla prima dei Cimini e poi è riuscito a chiudere con una buona accelerazione la seconda, quindi una terza posizione molto buona per Colciaco. Attenzione, Larini cerca di allungare e trascinare nella propria scia l'Alfa 156, quella di Fabrizio Giovanardi che occupa il secondo posto, mentre Peter Cox all'attacco di Morbidelli proprio alla trincea, eccolo il pacchetto dei tre composto da Colciaco terzo, Morbidelli quarto e poi Cox con traiettoria diversa all'attacco del semaforo, ne escono in questo momento dal semaforo, un allungo per arrivare al tornantino, attenzione, Cox dovrebbe cercare di portarsi in quarta posizione, punti comunque pesanti in questo penultimo appuntamento per lui, siamo all'ingresso della S proprio dalla camera caro in questa soggettiva proposta dall'interno dell'abitacolo della Honda Accord e Peter Cox, ecco l'allungo che porta all'ultima curva, la curva Roma, dalla quale entrano in questo momento le due Alfa e poi seguite dagli avversari, siamo all'uscita in questo momento della curva Roma, ancora Larini, poi Giovanardi, al terzo posto Colciaco, al quarto Morbidelli, al quinto Cox, al sesto Cecotto. Attenzione, giro più veloce della gara per Nicola Larini, meno male che aveva problemi al motore. Infatti Larini è partito fortissimo, ha preso un buon distacco su Giovanardi che a sua volta ha un secondo e mezzo circa su Colciaco. Cox deve sbrigarsi, sbarazzarsi di Morbidelli e di Colciaco, perché se le due Alfa vanno via poi diventa davvero un problema in soli 10 giri e riuscirà a riprendere. Indubbiamente, ma davanti a loro, attenzione, c'è un Roberto Colciaco che non lascerà tanto facilmente spazio sia a Morbidelli che a Peter Cox, che alle spalle di Morbidelli. Eccole il terzetto di cui stiamo parlando, proprio alla discesa che porta al semaforo, e ancora vedete tubi che fumano per la Honda Accord incollata ai tubi di scarico della BMW 320 di Gianni Morbidelli. Siamo in questo momento al tornantino, ancora incrocio di traiettorie per Peter Cox che cerca di allargare l'ingresso e poi via verso l'uscita con una leggera velocità in più che però non gli consente di affiancare Morbidelli. Siamo all'interno della S, attenzione, rimangono vicinissimi mentre là davanti sono sempre i 256 in questo momento dettare legge, quando siamo ormai pronti alla chiusura del terzo dei 13 passaggi previsti, 10 giri al termine, ecco Cecotto, dietro Cecotto dovrebbe esserci Pigoli se non andiamo errati, eccoci sul traguardo, si
chiude il terzo passaggio, le due Alfa comandano dietro, c'è bagarre tra Colciago, Morbidelli e Cox che sembra non essere in grado di reagire. Dietro c'è Cotto, c'era Naspetti, ancora una grande rimonta di Naspetti. Naspetti, partenza fantastica, ha superato 3-4 vetture poco in partenza e poi nel corso del primo giro si è fatto subito dietro a Cecotto, che i due sono stati anche compagni di squadra, gli ha prontamente lasciato strada. Naspetti in questo caso lo vedo bello carico, anche vedendo quello che è successo in gara 1, molto carico, l'abbiamo visto anche nelle sue dichiarazioni. Attenzione, fari accesi per Emanuele Naspetti, datene certi, andrà a prendere questi tre che vediamo in questo momento, che sono Colciago, Morbidelli e Peter Cox. Escono dal semaforo in questo momento, ancora Peter Cox che cerca un varco alle spalle di Morbidelli, Morbidelli che va all'attacco di Colciago, i due si toccano, niente da fare, cerca di approfittarne, Peter Cox che affianca Morbidelli, i due affiancati ed è Peter Cox che riesce a sfruttare la maggiore velocità della sua Honda Accord nei confronti della BMW 320, guadagnando così il quarto posto, quindi alla comando in questo momento Larini, secondo Giovanardi, terzo Colciago, quarto Cox. Sì, Cox ha approfittato immediatamente del leggero contatto che c'è stato tra Colciago e Morbidelli, può per passare Morbidelli in accelerazione fuori dal tornante prima della S, quello è proprio un punto dove un sorpasso può avvenire. Ecco, qui intanto lo rivediamo dal camera car, leggero contatto, la macchina di Colciago che si scompone giù con tutto il gas, quattro ruote motrici in leggera sbandata, Morbidelli che invece viene rallentato da questo contatto appunto, e Cox che lo affianca in accelerazione e lo passa poi alla frenatina che c'è prima della S. Grande prudenza di Cox, mentre attenzione perché dietro, l'avevamo detto, eccolo là, già Emanuele Naspetti, Naspetti che in questo momento è proprio alle spalle del suo compagno di colori Gianni Morbidelli. Ora vediamo quale sarà il comportamento di Naspo, che diceva questa mattina io comunque corro per la vittoria, mentre Morbidelli, il suo compagno di squadra, ha interesse in classifica, d'accordo? Sì, beh, è chiaro che qui prevarranno le scelte del team, vediamo se ci sarà lotta tra i due, è chiaro che se Naspetti è molto ma molto più veloce rispetto a Morbidelli in questo frangente, anche Morbidelli lo lascerà passare per cercare di andare a cogliere un risultato di prestigio. Attenzione, siamo all'uscita della S in questo momento, in quattro a giocarsi la terza posizione, le due Alfa hanno guadagnato 3,5 secondi nei confronti dei più diretti inseguitori, stiamo parlando di Larini e di Giovanardi. Siamo all'uscita della Roma, attenzione, si confermano Larini, Giovanardi e poi attenzione, vediamo Colciago passa in terza posizione con 4 secondi di ritardo nei confronti di Nicola Larini. Questi quattro non stanno che facendo il gioco di Giovanardi, proprio perché cercando di sorpassarsi in un l'altro facendo delle traiettorie difensive, intanto qui vediamo che Cox passa su Colciago. Cox all'attacco di Colciago, Colciago comunque ha lasciato una porta aperta, non ha ostacolato la manovra del pilota olandese in maniera davvero sportiva. Sì, sportivo, comunque Cox vanta rispetto alla trazione integrale di Colciago dai 7 ai 10 km all'ora di velocità in più alla staccata dei Cimini, è chiaro che in questo caso le cose in quella frenata sono facilitate, comunque un bel sorpasso di Cox che adesso ha dimostrato di avere un ritmo molto ma molto rapido e dovrebbe cercare di andare a prendere Giovanardi. Seguiamo questa fase agitatissima per il terzo posto, almeno per il momento, con Cox terzo, quarto Colciago, quinto e Morbidelli, e là dietro in sesta posizione ma incollato ai tubi di scarico del suo compagno di colori è Emanuele Naspetti. Eccolo il quartetto che danza all'interno della S, ne esce in questo momento a lungo per andare a cercare l'ultima curva, la staccata della Roma, mentre davanti stanno per transitare sul traguardo Nicola Larini e Fabrizio Giovanardi nell'ordine. Eccoli entrare nella Roma, attenzione perché Naspetti a fari accesi sembra volere una traiettoria, cercare una traiettoria diversa rispetto a quella del suo compagno di squadra, si prepara molto probabilmente all'attacco e al sorpasso che potrebbe avvenire proprio ai Cimini. Eccolo il curvone in questo momento e qui si va ai Cimini 1, Cox prende il largo, Colciago non riesce a togliersi di dosso la presenza di Morbidelli, mentre Naspetti rimane almeno per il momento nel tubo di scarico di Morbidelli. Attenzione, la seconda dei Cimini, siamo nel corso del settimo dei 13 giri previsti, abbiamo appena superato la metà gara, oltre il cordolo di contenimento Naspetti ha sollevato un nuvolone di polvere la sua BMW 320, siamo al salto, vedete che Cox si è liberato dell'assedio di Colciago, Morbidelli e Naspetti nell'ordine, siamo alla staccata del semaforo, entrano tutti insieme al semaforo, vediamo al tornatino, punto dove si può aggredire l'avversario,
Colciato ci arriva con un certo margine, ma lascia ancora una porta aperta, 3-2, il contatto diretto. E questa volta forse troppo deciso di Roberto Colciago, ha lasciato aperto un varco, poi ha cercato di chiudere quando mai non era più possibile. Beh, Morbidelli è anche arrivato molto lungo, abbiamo visto ruote bloccate sull'anteriore, c'è stato un contatto, peccato per i due perché la gara è stata compromessa per entrambi. E siamo, attenzione, in questo momento alla chiusura del settimo giro, Larini. E mentre qui vediamo le vediamo Morbidelli aveva già iniziato ad andare lungo, forse ha esagerato con la staccata, ha centrato in piena macchina quasi Colciago, peccato, ma lo ripeto, può succedere anche questo. Questo poi di questo, ecco, è questa manovra invece da dietro, è arrivato sì leggermente lungo dentro la macchina, dall'altra parte ha chiuso Roberto Colciago. Sarà da verificare, ma giustamente queste considerazioni poi le farà la direzione gara. Siamo in questo momento, attenzione, nel corso dell'ottavo dei 13 giri previsti e giustamente si ritorna sulla testa della gara. A questo punto Nicola Larini al comando, sente la presenza di Piedoni Giovanardi alle sue spalle, dietro c'è Peter Cox, molto probabilmente i due piloti sono stati informati che l'olandese della Honda Jazz ha conquistato il terzo posto. A questo punto naturalmente il gioco di squadra impone che Larini lasci strada libera a Giovanardi. Cosa ti dici? Questo lo vedremo. Stop and go intanto per il numero 4 Morbidelli, per Morbidelli. Quindi la decisione del direttore di gara è stato quello che Morbidelli si è infilato ed è arrivato lungo ostacolando la manovra di Roberto Colciago. Quindi stop and go per Gianni Morbidelli, duro colpo per chi era in terza posizione nella classifica e aspirava molto probabilmente a conquistare la corona. Siamo, attenzione, nel corso del nono passaggio, nono dei 13 giri previsti, con Larini, poi Giovanardi, quindi Peter Cox e Marco Alcini ci chiamano dalla corsia box. Dalla corsia box, esattamente al box BMW, rischiamo di essere monotoni. Sono in compagnia di Marcello Lotti, chiediamo il suo commento su questo contatto tra Morbidelli e Colciago. Colciago ha affrontato il tornantino molto esterno, Gianni molto probabilmente ha chiuso interno, convinto di poterci stare, ma si è bloccata l'anteriore sinistra e quindi non ha avuto la forza necessaria per completare la curva. Allora si è appoggiato sulla portiera di Colciago. Morbidelli non ci stava allo stop and go? Lo stop and go ci può stare. Stop and go quindi che viene accettato da casa BMW e noi andiamo di nuovo sulla testa della gara, mentre vediamo Gianni Morbidelli con la sua vettura danneggiata che dovrà necessariamente rientrare in corsia box per sostenere appunto lo stop and go combinatogli dalla direzione gara per il contatto nei confronti di Roberto Colciago. Larini quindi, Giovanardi in seconda posizione, Cox al terzo posto, al quarto Naspetti, al quinto Cecotto, al sesto Roberto Colciago. Questa è in questo momento la situazione quando siamo ormai nell'orbita del decimo dei 13 giri previsti. Giovanardi è passato a condurre la gara, quindi Nicola Larini, quasi l'avevamo chiamato questo sorpasso, deciso più che altro da necessità di classifica, mentre vedete rientra Morbidelli in corsia box, quindi Giovanardi è al comando. Sì, Giovanardi è passato alla staccata dei Cimini, aveva iniziato a farsi sotto, è chiaro che Larini assolutamente da grande professionista non l'ha ostacolato, adesso Giovanardi va a condurre e questo è un altro duro colpo per Cox, perché di nuovo questi sono punti pesanti in classifica guadagnati da Fabrizio Giovanardi. Siamo, attenzione, con Giovanardi in questo momento di nuovo in prossimità del semaforo, vedete sta cercando di allungare anche nei confronti del compagno di colori Nicola Larini, ma in questo momento hanno in mano i due piloti dell'Alfa 156 della Nord Auto Cine, hanno in mano la gara perché si sta concludendo anche il decimo giro, avranno a loro disposizione ancora tre passaggi da gestire alla grande perché hanno un vantaggio di 2 secondi e 775 su Cox è che, attenzione, però gira sul piede del 2:15.2 contro l'1:16.8 di Larini. Questo significa che Cox potrebbe eventualmente andare a riprendersi un secondo posto che per lui varrebbe oro, e Larini vedersi confermata dalle sue parole la difficoltà di motore che aveva già detto dopo la prima gara. Direi però che i due dell'Alfa hanno risposto immediatamente, perché Giovanardi in questo momento ha fatto 15.2, Cox 15.3, quindi direi che le due Alfa in questo momento stanno gestendo un pochino la gara. Mancano tre giri, Cox sta tirando alla morte ovviamente perché deve cercare quantomeno di agguantare la seconda posizione, però vediamo che si è fatto abbastanza sotto Larini. Fatto sotto Larini, e Larini credo che sia in leggera difficoltà rispetto al suo compagno di colori Fabrizio Giovanardi, quindi aveva detto il vero quanto sostenuto dopo l'arrivo di gara 1. Siamo alla staccata del semaforo, giustamente come diceva Gordon, Cox sta tirando perché i punti di un eventuale
secondo posto potrebbero essere davvero molto pesanti. Marco Cini della corsia box. Richiamato ai box anche Gianluca De Lorenzi, che ha effettuato uno stop and go. Abbiamo chiesto i motivi al team Nord Auto, che però non ne sapeva nulla. Siamo di nuovo con le immagini in diretta, attenzione, eccoli i tre di testa uscire in questo momento dalla S e portarsi alla Roma. Seguiremo con il cronometro alla mano questi ultimi due palpitantissimi giri di questa seconda gara, nona prova, penultimo appuntamento della stagione. Attenzione, Giovanardi è passato, 1.15.6, 1.15.8 Larini, 1.15.5 Peter Cox, mentre vediamo che là dietro... In questo momento Gianluca Roda sta che viene inquadrato in questo momento, Gianluca Roda precede Romana Bernardoni, Morbidelli e Lucchetti Cigarini. Eccolo qui il quartetto che sta in questo momento varcando l'ingresso dell'ultima curva prima del traguardo per Gianluca Roda, che è in undicesima posizione. Attenzione, mentre andiamo a vedere alla trincea della nostra postazione, la trincea è ancora situazione invariata, Giovanardi, Larini e Cox nelle prime tre posizioni, mentre vediamo che Gianluca Roda in questo momento mantiene con determinazione la sua decima posizione, quindi ha migliorato transitando sul traguardo, mentre da dietro attenzione Morbidelli con la voglia di rimonta ai Cimini, quasi commetteva lo stesso errore del Tornantino. Ha fatto un sorpasso fantastico Morbidelli, addirittura due vetture di Lorenzo e Romana Bernardoni in un colpo solo, è arrivato leggermente lungo, abbiamo visto la trazione posteriore blocca prima le ruote davanti, però è riuscito a mantenere bene e a mantenere bene il controllo della vettura, ha guadagnato addirittura due posizioni in un solo sorpasso, molto bravo Gianni qui. Benissimo, attenzione, c'è Gianluca De Lorenzi che non ci sta ad essere stato superato da Gianni Morbidelli, ma Morbidelli credo che in quel sorpasso abbia scaricato a terra anche la rabbia per quanto gli è capitato per essere stato sanzionato con lo stop and go. Siamo in questo momento all'uscita del Tornantino, davanti a lui lo ricordo è Gianluca Roda sulla Opel di colore nero, che in questo momento allunga per cercare l'ultima curva prima del traguardo, e intanto la testa della gara è entrata nel tredicesimo ed ultimo giro, Giovanardi con un vantaggio di 1 secondo e 4, eccolo inquadrato su Peter Cox, su Larini, e 2 secondi e mezzo su Peter Cox. Andiamo alla conclusione di questa gara, Peter Cox che al semaforo arriva lungo e a questo punto perde definitivamente le ultime briciole di possibilità di conquistare almeno il secondo posto. Eccoli al Tornantino, ne escono in questo momento dal Tornantino, si portano con un breve allungo alla S, eccolo Giovanardi entrare alla S, due vittorie in questo round di Vallelunga sono preziosissime in vista dell'ultimo appuntamento il 7 e l'8 ottobre, che noi manderemo naturalmente in diretta il 7 ottobre dalle 13.50, prove ufficiali e l'8, le due gare che concluderanno questa fantastica stagione, e l'applauso del pubblico per siglare e sottolineare la vittoria di Fabrizio Giovanardi, secondo Nicola Larini, al terzo posto Peter Cox.